È ormai finita la partita perché adesso ho segnato il 4-1 la Roma. Doppietta di Tammy. Niente, l'Atalanta non è mai scesa in campo. Probabilmente Gasperini ha sbagliato la formazione iniziale. Appena messo Mori ha fatto qualcosina. Ha segnato il 2-1, ma poi il 2-2 Palomino era in fuorigioco. Diciamo che quest'oggi la Roma ha meritato i 3 punti sotto ogni punto di vista. Mancano 9 più recupero. Tanto ormai la partita è andata. Mourinho ha ritrovato in Smalling qualcuno di affidabile là dietro, insieme a Mancini e Ibañez. Chris Smalling che segna il suo secondo gol consecutivo dopo Spezia. E segna, è il gol del 3-1, quello di Chris Smalling. Torna al gol anche Nicolò Zaniolo, l'autogol di Cristante sul tiro di Muriel, e ragazzi 4-1 che arriva adesso con Tammy Abraham. Meno male che non ho messo Musso in porta a Fantacalcio, se no era una smadonna. E vediamo un po' un'ottima Roma, un ottimo Veretout, due assist, uno per Zaniolo, uno per Smalling. Ho trovato Shomuro, ho fatto l'assist adesso a Tammy Abraham. Karsdorp ha giocato con una gamba sì e una gamba no, tra l'altro, per un intervento nel primo tempo di Pezzella, se non ricordo male. La gara si mette subito in discesa perché Tammy Abraham subito la prima azione a segno. A segnare anche con un po' di fortuna, vincere in pallo, e vabbè, poi lui è freddo davanti a Musso. E il 2-0 è pura poesia, Veretout lancia Zaniolo, tra le linee, qualcosa di oggi. Ha fatto una partita da extraterrestre Nicolò Zaniolo, nonostante l'ammonizione dopo 7 minuti, no, dopo 10 minuti. Troppa foga anche per lui, come Zaniolo, come Barella ieri. Però poi è stato bravo a gestirselo quel cartellino giallo, è uscito ed è entrato Shomurodov. Qui prova l'Atalanta al 4-2 con Malinowski, niente, niente. Ecco, forse Malinowski il più pericoloso dell'Atalanta. Josip Ilicic c'è incolore qua, la palla tanto, tanto così sopra la traversa. Intanto con Rui Patricio ottimo, cioè, sul gol non poteva niente, anzi stava quasi smiracolando. Il gol, il 2-2 è nettamente fuori gioco. Palomino che su un colpo di spalla di Zapata si trova al di là duellando con Mancini. Il VAR ne ravvisa la posizione irregolare, quindi giusto così. La Roma, ragazzi, attenzione, attenzione, perché mette pressione alla Fiorentina e mette pressione alla Juve, perché ora, se non ricordo male, è a 31 insieme alla, no, la Lazio è 28, quindi diciamo che riprende la marcia Mu ed è il primo big match vinto. Attenzione, se la Roma non perde Smalling per infortuni, ragazzi, occhio, occhio, questa Roma che potrebbe rientrare in una corsa importante, perché oggi guadagna 3 punti sull'Atalanta. Tanto entra Calafiori così. E se non ricordo male, non mi ricordo la classifica, ma l'Atalanta ha 37. Sì, meno 6 dalla Dea, meno 5 dal Napoli, 36. Attenzione, e vediamo la Viola cosa farà domani.
Penso che per questo post partita sia tutto, mancano 4 minuti, 3 minuti, ma penso che non darà neanche il recupero. Qui da Dani è tutto, grande Roma, grande Mu, che ha imbrigliato il Gasp e peggior Atalanta del campionato, ragazzi. Niente, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, vi guardo gli ultimi minuti, se dovesse cambiare il punteggio lo troverete nel titolo. Link bloccato nel primo commento, canale Telegram, in descrizione invece trovate Instagram, TikTok e Twitch e secondo canale. Quindi ragazzi passateci perché è tanta roba. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.